Cristina Romagnoli e fare parlare prima. Scusi, sbagliato. Prima. Chiaramente, come esperta in politiche attive del lavoro, esperta tra virgolette, perché poi qua ho una maestra, e come abitante di Rappano. Come diceva Emilio, le difficoltà sono tantissime e ogni giorno dobbiamo inventarcene una nuova. Allora, cosa vuol dire politiche attive del lavoro? Cosa vuol dire, cosa sta succedendo oggi? Cos'è questo Job Act? Come viene tutti i giorni ce ne raccontano una nuova? Non riusciamo a stare dietro alle novità. Allora, in questo momento abbiamo bisogno di fare il punto, perché il nostro obiettivo è conoscere, capire, cambiare. Senza questa possibilità, e i tecnici che ci sono qui, perché noi abbiamo tre tecnici particolari, la dottoressa Romagnoli, Cristina, è comunque quella che giornalmente si confronta con le difficoltà di ciascuno di noi e fa da bacino di riferimento, perché poi le difficoltà, quando noi andiamo al centro per l'impiego e non otteniamo le risposte che vorremmo, di solito andiamo a protestare con il dirigente di turno. In realtà, cosa può fare oggi il centro per l'impiego? La regione, i comuni cosa possono fare? La regione Piemonte cosa fa? Al governo cosa si sta facendo? Quali sono le responsabilità e di chi sono? Perché spesso e volentieri ci ritroviamo ad avere troppi interlocutori per non averne nessuno. Adesso posso passare la parola a Cristina. Ecco, quindi dopo l'introduzione di Raffaele è ancora più difficile, no? Perché effettivamente è un'introduzione impegnativa. Chi ha le risposte in questo momento? Ma con questo bacino di disoccupazione direi nessuno singolarmente, ma tutti insieme, se ci fosse effettivamente la possibilità di condividere responsabilità, azioni, programmi, e questa forse è la parte più difficile, l'affronto dopo. Mi piacerebbe tanto poter essere qualificata come esperta, in realtà insomma è un titolo che non merito. Lavoro quotidianamente in questi servizi, ne ho fatto quasi una missione, la considero una vocazione, sono pagata per farlo, sono pagata con denaro pubblico, per questo di solito noi consideriamo questi servizi ormai da un quinquennio prepagati, e così li presentiamo alle aziende, perché sono pagati con le tasse dei cittadini. Proprio in questo senso, da quasi 5 anni abbiamo cercato di avviare un servizio di un sistema di miglioramento continuo dei nostri servizi, che cerchi di dare non tutte le risposte, ma alcune, ai bisogni delle persone che quotidianamente si rivolgono agli sportelli. Per darvi un ordine di grandezza, lo scorso anno le persone che per la prima volta si sono rivolte agli sportelli dei centri per l'impiego sono 60.000, per la prima volta, più 35.000 che sono coloro che vi sono ritornati perché erano già in stato di disoccupazione, hanno lavorato, sono tornati in stato di disoccupazione, più di nuovo 35.000 in cassa integrazione in deroga. Questi sono numeri complessivi in termini di unità, ma i passaggi sono molti di più. Possiamo parlare all'incirca di oltre 200.000 passaggi dai 13 centri per l'impiego della provincia di Torino l'anno. Sono numeri davvero grandi che richiedono uno schieramento di forze notevoli. Noi siamo 239 divisi in 13 bacini dei centri per l'impiego, quindi sono 13 i centri per l'impiego della provincia di Torino. In media, a parte Torino, hanno circa 8 unità di personale. Quindi, giusto per farvi un'introduzione rispetto a chi abbiamo di fronte, cioè chi siamo noi e chi vorremmo servire, chi stiamo cercando di servire con attenzione. L'idea del miglioramento continuo nasce già dai primi anni 2000, cioè da quando il collocamento passa dallo Stato alle province e vi passa sostanzialmente addirittura senza la carta per fotocopie. Lo Stato
passa gli ex uffici di collocamento alle province con strutture fatiscenti. I colleghi chiedevano la cortesia ai comuni di avere la carta per le fotocopie per i disoccupati, perché quando si è capito che i collocamenti sarebbero passati alle province, immediatamente sono stati tagliati i fondi. È sparito tutto. Perché vi sto raccontando questo? Perché ci troviamo in un momento, e qui parliamo di futuro, in cui i centri per l'impiego sono figli di nessuno. Voi sapete che è in approvazione la Delrio, in questo momento i servizi per l'impiego non hanno ancora un padrone, quindi non rimarranno alle province, perché le province ci sono o non ci sono, questo è effettivamente ancora un dubbio che dobbiamo sciogliere, ma comunque non sono ancora indicati nel disegno Delrio. C'è un Job Act che li destina ad una fantomatica agenzia unica. Prima era federata, poi leggiamo nel Job Act che è partecipata da Stato, Regioni, Province Autonome e quant'altro. Di fatto ancora non c'è una risorsa, cioè non c'è un'indicazione rispetto ad un'allocazione precisa di questi servizi pubblici, in un momento in cui i numeri sono questi, quelli che vi ho appena dato. Ora, il non avere un orizzonte istituzionale, vi posso garantire che è una difficoltà non banale. Perché? Perché la mancanza di un orizzonte istituzionale fa assolutamente chiudere i rubinetti degli investimenti, e in questo momento, per affrontare questi numeri sui servizi pubblici per l'impiego, ci vorrebbero ulteriori investimenti. Che cosa fanno i centri per l'impiego e che cosa potrebbero fare se si ragionasse in termini di investimento? Allora, che cosa fanno adesso? Vi parlo di un ciclo ordinario di attività. Il ciclo ordinario di attività della persona che arriva al servizio è questo: arriva al servizio, viene presa in carico perché lo prescrive la legge, effettua un colloquio di approfondimento, viene inserito all'interno di una banca dati, dopodiché l'operatore effettua una lettura del bisogno che può ovviamente portare all'erogazione di una serie di servizi derivanti anche, per esempio, da chi è quella persona. Se è una persona disabile, è chiaro che verrà destinata ai servizi di collocamento mirato. Se no, se è un giovane, i centri per l'impiego della provincia di Torino hanno attivato servizi specifici per i giovani che sono di orientamento, informazione, incontro domanda offerta in Europa, se poi volete possiamo anche approfondire. Se è una persona in mobilità, effettuerà un approfondimento con noi e anche con IMSS per capire di quali benefici potrà fruire, ovviamente una sessione orientativa e poi incontro domanda offerta e quant'altro. Insomma, i servizi di cui potenzialmente i servizi pubblici per l'impiego possono fruire sono molteplici. Noi abbiamo lavorato moltissimo in questi anni sul nostro personale, dal punto di vista motivazionale, anche ovviamente la provincia ha fatto quello che poteva anche dal punto di vista numerico, per potenziare la capacità di risposta e quindi cercare di dare la risposta giusta al bisogno proposto. Voi dite in genere il lavoro. Allora, in questi anni di crisi non è stato così. In questi anni di crisi le persone che arrivano agli sportelli dei centri per l'impiego hanno un bisogno primario che sembra essere il lavoro. In realtà i centri per l'impiego hanno dovuto sviluppare una serie di potenzialità, una serie di capacità che sono di ascolto e di rinvio ad ulteriori servizi, perché la persona che arriva al centro per l'impiego sì, si porta dietro ovviamente un bisogno di lavoro, ma ormai con l'avanzare della crisi c'è bisogno di assistenza, sanità, financo casa. E quindi sarebbe necessario, e qui arrivo al sarebbe, anche potenziare la connessione tra la prima accoglienza dei centri per l'impiego, che è diventato uno dei servizi cardine dei centri per l'impiego, e la struttura dei servizi territoriali, per fare un rinvio accompagnato a questi servizi, perché ovviamente quando c'è il bisogno di lavoro spesso ci sono anche altri bisogni.
Il centro per l'impiego in questo momento si sta muovendo in questo modo verso il bisogno di lavoro. Ovviamente senza le aziende il lavoro non c'è. Per cui i centri per l'impiego, che hanno come compito, dovrebbero avere come compito primario quello dell'incontro domanda-offerta, hanno abbandonato ormai da tempo la logica dello stare chiusi all'interno degli uffici e aspettare che arrivi la domanda di lavoro, e si stanno muovendo con la loro offerta di servizi verso le aziende del territorio. Quindi abbiamo sviluppato dei servizi di marketing che noi consideriamo piuttosto efficaci, che cercano di far capire alle aziende che si trovano di fronte a servizi di qualità di cui possono usufruire liberamente, gratuitamente, in modo prepagato, perché ne hanno prepagati anche con le tasse. Come rispondono le aziende? Beh, in parte bene, in parte male. Cioè, noi lo sapete, insomma, noi non abbiamo più nessun obbligo, le aziende non hanno più nessun obbligo di rivolgersi ai servizi pubblici per l'impiego. Non siamo più ovviamente agli anni 90, in cui c'era la chiamata nominativa, la numerica, cioè era obbligatorio passare dal servizio pubblico. Adesso l'azienda può assumere liberamente, non ha più nessun obbligo di passare dal servizio pubblico. Il servizio pubblico da questo punto di vista è equiparato assolutamente al servizio privato. Ma proprio per questo noi abbiamo deciso di attivare una serie di servizi che chiamiamo di marketing, per cui andiamo verso le aziende a presentare noi i servizi che in genere possiamo fornire alle aziende, che sono in genere di questo tipo: selezione del personale, ma non selezione, preselezione. Presentiamo una rosa di candidature all'interno della quale l'azienda può scegliere la candidatura che ritiene migliore per sé, e su questo abbiamo lavorato molto, perché le aziende sono molto esigenti e perché poi non vi nascondo che con la crisi è chiaro che le candidature di cui le aziende possono fruire sono aumentate in numero esponenziale, di tutti i tipi, basse qualifiche, medie qualifiche, alte qualifiche, addirittura dirigenziali ormai. Dall'altro lato offriamo alle aziende servizi consulenziali, in genere amministrative sulla normativa, perché questo alle aziende anche spesso manca, c'è molta distrazione oltretutto. Tutti noi facciamo fatica a fermarci a leggere, per cui noi offriamo anche alle aziende questi tipi di attività, in genere lo facciamo con dei workshop territoriali come questo, sediamo le aziende intorno a noi e parliamo di argomenti specifici. Per esempio i tirocini, recentemente la regione ha cambiato la normativa sui tirocini, le aziende da sole fanno fatica a reperire le informazioni, anche perché spesso gli atti regionali sono molto complessi, per cui i centri per l'impiego mettono a disposizione i loro uffici con uno dei loro esperti per raccontare alle aziende che lo considerano interessante, ripeto, non c'è nessun obbligo, come funzionano adesso i tirocini. Insomma, verso le aziende funzioniamo in questo modo. Siamo attrattivi? La risposta è ancora non abbastanza, nel senso che viviamo ancora un momento in cui il servizio pubblico è ancora molto pensato come il collocamento, c'è ancora un retropensiero molto forte nelle aziende, per cui si pensa di trovarsi di fronte all'ufficio pubblico che mette timbri e non all'ufficio pubblico che invece eroga servizi. Per questo facciamo molta fatica ancora ad avere un'interlocuzione importante con le aziende. Questo non significa che non abbiamo numeri importanti. Per dirvi, lo scorso anno abbiamo segnalato alle aziende clienti, che sono circa 7.000-8.000 all'anno, 23.000 candidature. Non sono numeri piccoli se ci pensate. Infatti io chiedo sempre, di solito alle persone che ho di fronte, chiedo sempre: ma secondo voi quanto attivano di candidature i centri per l'impiego della provincia di Torino? Non l'ho chiesto a voi, ma in genere mi si risponde: ma non so, 1.000-2.000. In realtà sono 23.000, sono numeri importanti, ovviamente rispetto ai 60.000 non ancora così importanti, ma purtroppo ci troviamo anche di fronte a dati che dicono che di fronte al 19% di tempi indeterminati del 2008 ci troviamo adesso all'11% di tempi indeterminati, cioè il Piemonte si sta progressivamente depauperando di lavoro in una maniera quasi drammatica, ecco, questo non per assolutamente farne una tragedia, ma purtroppo sono i dati che lo dicono. E quindi
stiamo cercando comunque di diventare maggiormente attrattivi verso le aziende. Ci troviamo di fronte a una situazione in cui il dipendente pubblico provinciale fa fatica a avere investimenti, quindi a fare formazione, fa fatica a trovare le risorse anche solo per potersi spostare. I colleghi si spostano per andare in azienda anche loro con risorse proprie, quindi non gli viene più rimborsato nulla perché le risorse non ci sono. Verso le aziende, per cui sarebbe anche importante dialogare con strumenti, ad esempio attraverso Skype, per cui le aziende si muovono con difficoltà, in teleconferenza, per esempio, non ci sono più le risorse per farlo, diventa davvero difficile una parte di innovazione che potrebbe facilitare il dialogo, non dico verso i servizi pubblici, ma proprio verso i servizi in generale. Vedo che la stessa difficoltà hanno i colleghi delle agenzie private. L'interlocuzione con le aziende diventa veramente difficile perché c'è una generale carenza di risorse e anche di potenzialità di investimento. Questo purtroppo fa sì che il dialogo verso le aziende diventi sempre più difficile, ma noi cerchiamo di non abbandonarlo, perché comunque sia senza le aziende non si hanno risposte. In questo momento il nostro principale investimento è verso i giovani. Noi abbiamo instaurato una cosa che si chiama Lunedì Giovani, che non è la Youth Guarantee, però vi dico cosa è successo. La Regione Piemonte ha cominciato la campagna nell'autunno, ha cominciato la campagna sulla Youth Guarantee regionale, dicendo che sarebbe arrivata di lì a poco. Il livello nazionale l'ha già iniziata sul 2013 e noi abbiamo cominciato a ricevere telefonate di famiglie e di giovani che ci chiedevano di questa Youth Guarantee, di come, cosa avrebbero potuto fruire questi giovani, quali sarebbero state le loro opportunità. E in realtà noi sapevamo benissimo che il primo di gennaio 2014 la Youth Guarantee non ci sarebbe stata, e in effetti non c'è stata. Per cui, per dare una risposta a questi giovani, noi abbiamo cominciato ad instaurare una serie di servizi, ma reseci conto del fatto che comunque i giovani in coda non si mettono volentieri, e diamogli torto, abbiamo dedicato per loro un momento specifico che è il lunedì, che abbiamo chiuso al flusso ordinario e abbiamo aperto esclusivamente al flusso giovani. All'interno di questi spazi e di questi momenti esclusivamente a loro dedicati, noi dedichiamo momenti informativi e orientativi per rafforzare le loro opportunità di rapporto col mercato del lavoro, uno che a voi è molto chiaro. Abbiamo un seminario specifico che si chiama Web e Lavoro, all'interno del quale noi parliamo con loro della loro reputazione informatica, di come le aziende stanno anche utilizzando il web per cercare lavoro, quindi per esempio stanno utilizzando moltissimo LinkedIn. Ormai abbiamo esempi di aziende che scartano profili non dal colloquio, ma dal fatto che non gli è piaciuto come la persona ha descritto il proprio profilo su LinkedIn, per esempio. Come utilizzare Facebook, come utilizzare Google+, tutti gli strumenti che ora hanno a disposizione per poter cercare maggiormente lavoro, e poi una cosa fondamentale, come strutturare bene il loro video curriculum. C'è la consapevolezza nei mediatori che le aziende utilizzano il video curriculum ormai come una sorta di preselezione. Cioè vedono prima le persone attraverso il video curriculum. Ai giovani manca una guida banalissima per poter costruire questo strumento, ma per poterlo costruire con senso e in modo corretto. Allora, come centri per l'impiego ci siamo posti questo problema, ci siamo formati e adesso ogni lunedì nei centri per l'impiego della provincia di Torino, per i giovani che lo desiderano, c'è anche un seminario di questo tipo, ma c'è anche lavorare in Europa che si può. Non tutti sanno che la banca dati europea EURES, che è dell'Europa, è proprio europea, contiene oltre 1 milione di offerte. Ora, non che noi vogliamo mandare via i nostri giovani, assolutamente no, però chiaramente
chiaramente noi, essendo servizio pubblico, dobbiamo dare la maggior opportunità ai giovani possibile, quindi è giusto far conoscere loro cosa vuol dire andare a lavorare in Europa, dove possono trovare queste informazioni. C'è un living and working specifico su alcuni paesi. Andare a lavorare in Inghilterra è difficile e diverso rispetto che andare a lavorare in Francia. Presentare una candidatura in Inghilterra è diverso piuttosto che presentare una candidatura in Francia. Quanto paghi il pane in Francia, quanto lo paghi in Inghilterra? Cosa vuol dire affittare una casa in Inghilterra, cosa vuol dire affittare una casa in Francia? Attraverso quali canali passano le candidature in Inghilterra, attraverso quali canali passano in Francia? E cose così. Ci infiliamo anche la Svizzera, anche se non è proprio comunità europea, però poiché abbiamo molte offerte dalla Svizzera è giusto preparare i giovani anche verso questa frontiera. In questo momento devo dirvi le selezioni che stiamo facendo al Centro per l'Impiego di Torino, le selezioni con i più grandi numeri sono selezioni che guardano all'Europa. Per dirvi, recentemente abbiamo selezionato oltre 300 giovani per mandarli a lavorare in Europa come animatori turistici. Li hanno richiesti a Torino, li hanno richiesti all'Italia, un'azienda francese è venuta a selezionarli qui. Questi grandi numeri in questo momento li stiamo selezionando per l'Europa. Fino a un paio di anni fa li selezionavamo per l'Italia per la grande distribuzione organizzata. Adesso è cominciata la terza fase della crisi, la crisi dei consumi, per cui, come potete ben pensare, non facciamo le grandi selezioni per la grande distribuzione organizzata in questo momento. C'è un turnover che continua ad esserci anche per i supermercati, ma non sono più i numeri che facevamo due o tre anni fa, cioè andavamo avanti a colpi di 100-200 assunzioni. Adesso si sente che sta arrivando la crisi dei consumi e che sta arrivando veramente anche sul nostro territorio, in modo pesante, purtroppo. Come cerchiamo di rafforzare le potenzialità di far incontrare la domanda e l'offerta? La consapevolezza che da soli non ce la si fa, io ve la dichiaro, non ho proprio nessuna difficoltà, cioè i centri per l'impiego da soli non riusciranno ad affrontare questo problema mai. Questo bisogna che si sappia. La provincia di Torino sta cercando in questi anni di sviluppare, e ci riesce, di sviluppare una forte collaborazione col privato. Non perché il privato abbia la soluzione. Io non sono tra quelli che crede che privato è bello, pubblico è brutto, non è così. Sono però tra quelli che crede che uno più uno fa due e che quindi insieme si possa dare una risposta migliore piuttosto che separati. Vi faccio un esempio. Questo non è il sistema che ha scelto la Regione Piemonte, quindi mi sentirete un po' come fuori dal coro, però essendo un sistema che funziona, io ve lo racconto, questo è un laboratorio, ed essendo un laboratorio, poiché neanche io ho risposte, io vi presento un caso concreto di come abbiamo risolto alcuni problemi e poiché funziona, io credo che si possa anche mettere in discussione. Molte agenzie per il lavoro, il cui volume di assunzione, io parlo specificamente di quelle di somministrazione, quindi quelle che fanno interinale, ecco. Il volume di lavoro attivato non è moltissimo, fa l'1,6% del totale, ma si mangia anche con l'1,6%. Quindi, cosa facciamo? Collaboriamo in fase di preselezione. Cioè lavoriamo avendo un'offerta che non è dei centri per l'impiego, ma è loro, quindi è delle agenzie di somministrazione. Noi attingiamo dalla nostra banca dati, verificando possibili candidature, presentiamo alle agenzie di somministrazione, le agenzie di somministrazione presentano poi alle aziende ulteriori candidature. Ora, mi interessa poco a chi attribuire successo, e dei centri per l'impiego e delle agenzie di somministrazione mi interessa poco, mi interessa il risultato, mi interessa che attraverso questo metodo abbiamo collocato più di 1000 persone, il che significa che questo modo di collaborare funziona. Allora è la logica che si usa nella pallavolo,
c'è chi alza e c'è chi schiaccia. In questo caso io vi dico, a noi non interessa chi schiaccia. Posso essere io, può essere l'agenzia per il lavoro, non mi interessa. So che ad alzare sono io e voglio farlo bene. Quindi la mia parte di preselezione io la faccio bene. Ecco, io sono convinta che al di là delle offerte di lavoro, che purtroppo sono sempre meno su questo territorio, questo tipo di collaborazione col privato è una delle soluzioni che si possono mettere in campo per far fronte comune verso la crisi. Poi è ovvio a tutti che se il mercato non riparte, i mediatori potranno essere i migliori del mondo, poi voi potrete avere i centri per l'impiego migliori del mondo, ma se il mercato non riparte, risposte purtroppo non ne avremo, questo è ovvio. Certo, questo non... ovviamente non può essere una scusa per cui i servizi pubblici e privati non devono migliorare i loro servizi. In ogni caso le persone devono essere in grado di muoversi correttamente sul mercato del lavoro. A questo proposito abbiamo anche molto sviluppato i servizi di orientamento. Lo stiamo facendo molto per i giovani, perché le forze che abbiamo sono queste, ma ve lo dico già subito, quest'anno avremo l'emergenza giovani, avremo la Youth Guarantee, l'avremo anche per il prossimo anno. Tra 3 anni l'ente programmatorio, cioè la regione, dovrà occuparsi di quelli che giovani più non sono, perché tutte le risorse in questo momento sulle politiche attive si stanno concentrando sui giovani, sugli altri c'è poco niente, direi molto più niente che poco, e allora a questo punto non vi preoccupate che il problema dopo ce lo ritroveremo. Cosa mi piacerebbe? Questo lo dico dal lato delle politiche attive, poi parlo dal lato dei servizi perché sono un po' di parte, e allora prima parlo dal lato delle politiche attive. Dal lato delle politiche attive mi piacerebbe avere un po' di programmazione. In questo momento le risorse sono stop and go. Quello che è rappresentante del privato sociale, che è Gianfranco Marocchi, a cui chiedo di intervenire in questo momento, e poi abbiamo ancora anche Giancarlo De Rico, che si è dovuto inventare un prodotto per pensare di arrivare all'inclusione. Ampiamente sottovalutato. Faccio un passaggio in più. Noi, ho detto prima, un po' di sfuggita, beh, se non ci interroghiamo sullo sviluppo, però adesso anche questo è pericoloso, è pericoloso. Allora, forse oggi noi la mente va, non so, anche il caso più recente all'ILVA, no? Allora dice, allora, lo sviluppo, il lavoro, non dobbiamo perdere posti di lavoro, e allora si sono accettati per decenni delle situazioni che poi sono esplose in tutti i numeri drammatici di persone che un po' sono, no? Ma noi piemontesi, non è che siamo tanto distanti, cioè... facciamo solo qualche chilometro verso Casale Monferrato, ne ha ammazzati più di Osama, l'Eternit, ma se andiamo all'ACNA, ecco, forse non abbiamo i dati perché un po' di anni fa non si era così puntuali le annotate dei decessi, però insomma, ma e senza andare a questi casi tragici, dire sviluppo e basta è limitativo, cioè adesso io... Da un po' di anni, quando esco, io non vivo più a Torino, dove ho vissuto per molti anni, ma quando esco dalla città rimango veramente esterrefatto. Veramente la città è stata colonizzata in tutte le vie che escono, di capannoni, di supermercati. Poi adesso, certamente, uno parla con i costruttori che piangono miseria e dicono non costruiamo più come una volta. Dico, è certo che non costruite più come una volta, ma non è che per questo... Adesso, anche qua, magari ci sta una persona che è rimasta, lui, il figlio, il marito disoccupato, che poi lavora in edilizia e dice sì, è certo che è un problema, sicuramente un problema, ma non possiamo pensare di risolvere il problema dicendo allora continuiamo a costruire perché così quello è un lavoro, no? Quindi il discorso è parlare di lavoro senza parlare della nostra economia diventa, secondo me, vuoto. Ma anche la risposta tradizionale per cui ci vuole più sviluppo, pur che sia limitativa. Io adesso faccio questo passaggio ulteriore. So di parlare con persone sicuramente molto sensibili, che hanno anche, in modo coraggioso dico utopico, ma nel senso positivo, cioè utopico non di realizzabile, ma utopico nel senso di ideale, capace di trainare passioni, valori, eccetera, riflettuto sul tema della democrazia politica.
trovo che in Italia in questi ultimi anni sia sempre stato o latente o non sviluppato il contraddittorio il tema della democrazia economica. Qui ovviamente io parlo in pieno conflitto di interessi, io sono un cooperatore sociale, quindi per me i temi di democrazia economica sono, diciamo, il punto di partenza. Ecco, non a caso io sono un cooperatore sociale, non faccio il cooperatore sociale perché poi non è un mestiere, ma è sicuramente un'identità. Provo a fare alcuni ragionamenti. Adesso mi rendo conto che non riuscite a vedere perché siamo lontani. Guardate questa figura. Forse vedete solo che qua ci sono delle linee alte e qua ci sono delle linee basse? No, vabbè. Se ne nulla. Allora, uno non vede i numeri, ma queste qua sono delle nazioni, cioè l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, eccetera. Questo non parla di cooperazione, parla di grandi imprese e parla dei casi in cui i lavoratori partecipano all'amministrazione delle grandi imprese. L'Italia è qua. Qua abbiamo economie tipo la Germania, il Belgio, la Svezia, eccetera. Allora, quando è successo? Questa linea finanziaria approvata a dicembre, pensate che è stata fatta una piccolissima misura, è un commino piccolo che si mette per sostenere la partecipazione dei lavoratori nella gestione dell'impresa, ci mette due soldi, assolutamente come dire, irrilevante. Ma la Confindustria si arrabbia, ha rilasciato delle dichiarazioni di fuoco, aspettate che adesso lo dico, riteniamo importante sottolineare il fermo dissenso rispetto alla provisione in materia di cosiddetta democrazia economica. Confindustria assolutamente contrario a un'imposizione per legge di forme di cogestione e codecisione, no? ma era adesso non mi ricordo 2 milioni di, cioè una cosa minima. Altra cosa, io penso che molte delle persone qui presenti sono stati tra i promotori di referendum sui servizi pubblici locali, in particolare con il dibattito che si è focalizzato sul tema dell'acqua. Ora, che scenario ci facciamo? Perché, allora, se devo dire la mia opinione, io assolutamente ritengo che, ma non solo l'acqua, tutto ciò che è bene comune, gestito in forma privatistica, non abbia senso, e non sto a raccontarne i motivi, perché condivido in pieno quanto i contenuti della battaglia referendaria. Dico che se però l'esito è quello di pensare a una gestione di enti pubblici, io guardate, abbiate pazienza, poi capisco che uno dice sì, ma l'ente pubblico in cui poi ci sarà un governo diverso, però c'è già stata un'esperienza in cui si riteneva che dopo la dittatura del proletariato l'ente pubblico fosse invece assolutamente in grado di agire nell'interesse, diciamo, della cittadinanza. No, io non ci credo. Io credo invece che sui servizi pubblici locali di Mappano abbia senso una partecipazione azionaria, cioè diffusa dei cittadini, di loro comitati, di gruppi. Poi troviamo tutte le forme che ci possiamo inventare. Sicuramente in molti casi la forma cooperativa, in altri casi saranno altre, di imprenditorialità sociale, non importa. Però, ho presente tutte le difficoltà. Io vivo in un condominio dove siamo 5 famiglie, litighiamo, cioè 5, litighiamo su cose veramente stupide. Quindi, cioè, mi rendo conto di tutte le difficoltà che può avere il principio di una democrazia economica spinta. Però guardate che esperienze esistono, cioè esperienze di persone che si occupano dell'aspetto, io penso all'aspetto elettrico, ma si va ad applicare l'acqua, i rifiuti. Con criteri di democrazia economica esistono, ne dico un'altra. La gestione di beni comuni che possono essere il patrimonio artistico, il patrimonio culturale, gli assetti idrogeologici e via dicendo. Ma questa secondo me deve essere la grande battaglia. Una grande battaglia fatta certamente per creare occupazione. Secondo me lì ha senso metterci,
scommettere 10 miliardi di euro sulla presa di cura dei beni pubblici, ma con l'idea di creare poi imprenditorialità. Cioè, non semplicemente per fare una riedizione di nuovo dei lavori socialmente utili, di cantieristi, eccetera, che anche qui l'abbiamo già visto, ecco, ma qualcosa che sia aiutato a diventare impresa, ma impresa che produce un'utilità pubblica. Gente riceve dei soldi, adesso intervengo con idee mie, riceve dei soldi e si aspetta prima o poi di trovare un lavoro. Ecco, bisogna cambiare anche un po' questa mentalità. Le persone in politica, in economia, nella vita devono imparare ad attivarsi e non delegare, questo è uno dei nostri concetti. E anche nell'ambito del lavoro bisogna sicuramente conoscere quali sono le offerte che vengono date dal centro per l'impiego, ma poi non attendere, attivarsi, provare ad andare a vedere quali sono anche i percorsi formativi, mettersi in gioco, quindi rendersi veramente più attivi. Il discorso, la battuta che è stata fatta prima, dico questo, far lavorare i cassi integrati, forse sì, io in questo momento sono in cassa integrazione, io accetterei anche un lavoro, ma non nell'ottica tanto di integrare il mio reddito, ma quella di ampliare la competenza, perché l'unico modo, anzi uno dei modi migliori poi per mettersi in gioco e trovare lavoro, è quella di ampliare la competenza, uscire da un lavoro e avere un minimo di competenza vuol dire capire cosa chiede il mercato. Hai quella competenza che chiede il mercato? No, bene, attivati. Sei in cassa integrazione, vai avanti, non aspettare, vai verso le varie agenzie, vedi cosa possono offrirti, ma poi rappresento un'associazione che si occupa di disabilità prevalentemente intellettiva, che ha una storia antica, più di 50 anni di vita, e posizionata su tutto il territorio nazionale e ha un sacco di sedi, eccetera. Parlando di lavoro, mi risulta difficile dopo l'intervento di Cristina e di Gianfranco, perché mi verrebbe di parlare d'altro se non, e non di quello che mi viene chiesto. Però ci sono dei punti di contatto. Sostanzialmente Cristina faceva presente che hanno attivato molto proprio il principio di sussidiarietà, se non ho capito male. Sì. Nel senso che laddove esistono le norme, esistono i bisogni, esiste lo Stato che dice facciamo, in realtà loro hanno poi fatto perché mancava la congiunzione fra tutti questi pezzi. Gianfranco ha detto, ragazzi, è finita, cioè la crescita è limitata con le risorse limitate, è una bufala che ci ha raccontato per un sacco di anni e adesso abbiamo scoperto che era nudo. Quindi bisogna ripensare il modello economico, che non è quello del consumo e non è quello della crescita limitata, ma è un'altra cosa. Se non ho capito male, il lavoro è uno degli strumenti per cui uno si riproduce la propria capacità di esistere, quindi di mangiare, avere una casa, divertirsi, eccetera. Con una produzione che serve a questo e non a una iperproduzione che poi spinge i iperconsumi, che poi spinge un modello che è diventato non sostenibile. Noi come associazione ci siamo ritrovati a fare 3 anni fa circa un ragionamento molto semplice, che è quello che faceva Cristina in apertura. Noi non ce la faremo mai. Se noi volessimo tradurre in realtà l'equazione che dice trasformiamo la disabilità da un palapiede, da un costo per la società o comunque da un peso in un'opportunità, e perché no, magari qualche volta il valore aggiunto, da soli non ce la faremo mai. Perché storicamente il disabile, e io ne sono rappresento proprio l'emblema, è un peso. Lo devo sopportare. Già è uno diverso. Lo devo sopportare e poi questo mi chiede anche di avere un lavoro. E le aziende se lo devono
obbligatoriamente assumere. In una struttura dal punto di vista logistico che è inappropriata ad ospitare i cristiani normali, figuriamoci i disabili. E poi ci sono quelli che non potranno mai lavorare e li devo mantenere io. Insomma, è una condizione un po' complessa quella della disabilità. Per fortuna o meno, noi oggi come disabili non siamo più soli, perché abbiamo i cassi integrati, gli immigrati, le donne, e poi se vogliamo ci sono ancora le sottocategorie, i giovani, e poi ci sono sotto. Quindi non siamo passati da essere una categoria di tipo tecnicamente patologico a una categoria sociale. Perlomeno noi abbiamo ragionato e siamo arrivati alla conclusione che la disabilità non è più una disabilità di tipo fisico, intellettivo e basta. La disabilità è una condizione sociale, perché abbiamo molti concorrenti nel chiedere di essere aiutati e sostenuti. In tutto questo ragionamento abbiamo pensato che forse se fossimo stati all'interno del meccanismo di organizzazione e fra virgolette di gestione di un pezzo del mercato del lavoro, più precisamente nella parte di incontro fra domanda e offerta, quindi nella fase di intermediazione, e se fossimo riusciti a spingere le aziende, che come diceva giustamente Cristina non è che spintonano per farsi avanti, per essere i primi a fare un ragionamento dal punto di vista sociale ed etico condivisibile. Se noi fossimo riusciti a fare un ragionamento con loro per cui forse il dare risposte alle varie disabilità diventava da una parte, andavi, scusate, forse sono un po' rozzo, ma da una parte ti guadagnavi il paradiso, e vai in paradiso. Dall'altra parte però avevi immediatamente un ritorno economico e di condizione, perché su un territorio dove i punti di crisi vengono attenuati, probabilmente la capacità di produrre in maniera migliore è più facile. Questo prevedeva che ci fosse un grande accordo del no profit, nella fattispecie noi piuttosto che l'impresa sociale, il profit, che è quello che in questo momento ha le più grandi opportunità e soprattutto governa la più grande massa del mercato del lavoro, perché le percentuali sono da prefisso telefonico quelli degli inserimenti lavorativi rispetto alla totalità, fatti attraverso i canali pubblici piuttosto che privati. Cioè uno trova lavoro se cioè le aziende assumono direttamente, non passando attraverso niente sostanzialmente, se non i canali propri di conoscenze o di referenze. E se noi fossimo riusciti ad avere il pubblico che esercitasse esattamente in maniera coerente la propria funzione di ente regolatore dei flussi e di controllo delle modalità dei flussi, forse avremmo fatto un'opera interessante. Sono Jessica Costanzo, ho 30 anni, vengo da Castiglione Torinese e sono candidata per il consiglio regionale per le prossime elezioni piemontesi. Ovviamente questo è un periodo cruciale perché oltre alle elezioni regionali abbiamo anche la nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020, per cui parlando in ambito di politiche attive del lavoro dobbiamo considerare anche alcuni di questi fondi europei, in particolare il Fondo Sociale Europeo, che si occupa proprio di finanziamenti di progetti legati alle politiche attive sul lavoro. E insieme al Fondo Sociale Europeo bisogna considerare anche il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è legato più alle attività produttive. Noi per il Piemonte per il 2014-2020 dovremmo avere a disposizione circa 2 miliardi e 150 milioni da utilizzare appunto in questo settennio 2014-2020. Per cui è importante appunto riuscire a utilizzare queste risorse ovviamente in una maniera assolutamente utile per raggiungere determinati obiettivi.
Riguardando appunto all'ottica del lavoro, delle politiche attive, dobbiamo in qualche maniera considerare sia gli aspetti degli obiettivi europei che in qualche maniera ci toccano da vicino e poi confrontarli con la situazione attuale del Piemonte. Confrontando poi soprattutto sul territorio piemontese alcune crisi aziendali, cercare poi di trovare eventualmente delle misure che possono andare in controtendenza alla situazione attuale. In prima cosa dobbiamo considerare la strategia europea dell'Europa 2020 che ci impone in qualche maniera per tutti gli stati europei che ne fanno parte di innalzare entro il 2020 il tasso di occupazione del 75% per la fascia di popolazione dai 20 ai 64 anni. Se poi parliamo di investimenti e ricerca, dovremmo in sostanza intervenire con degli investimenti pari al 3% del PIL dell'Unione Europea, per il Piemonte sarebbe l'1,8. Dovremmo poi ridurre il tasso dell'abbandono scolastico al di sotto del 10% e aumentare la fascia di popolazione tra i 30 e i 34 anni laureata, portandola addirittura al 40%. Ovviamente sono obiettivi molto ambiziosi, soprattutto considerando da dove stiamo partendo noi. Il Piemonte ovviamente ha un tasso di disoccupazione che ormai sfiora l'11% e se poi tocchiamo l'ambito giovanile siamo, come sulla scena nazionale, al 40%. Oltretutto il tasso di disoccupazione giovanile dobbiamo considerare i famosi NEET, ovviamente quei giovani che non sono più motivati, interessati e coinvolti né in ambito formativo e tantomeno nella ricollocazione del lavoro. Considerando la fascia d'età dai 15 ai 29 anni arriviamo a più di 2 milioni di persone in tutta Italia, comunque sia già solo nella provincia di Torino sono circa 120.000 ovviamente. Questo appunto abbiamo due obiettivi principali, diciamo, due grossi problemi più che altro, che sono uno la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali piemontesi prevalentemente, perché ovviamente noi ci occupiamo in primis della regione, per cui tocca più che altro una fascia di età anche al di sopra dei 50 anni ma che non è ancora prossima al pensionamento, e dall'altra parte abbiamo il problema della collocazione dei giovani. Per quest'ultimo ambito abbiamo una parte di green economy e green jobs che potrebbe effettivamente essere potenziata. Al momento infatti è ancora sottostimato lo sviluppo di quest'ambito e quindi potremmo anche creare delle nuove occupazioni. Nuove occupazioni che ad oggi ovviamente l'ambito anche formativo inerente è ancora in qualche maniera in fase di sviluppo. Possiamo pensare ai bioagricoltori piuttosto che agli agronomi o ancora agli avvocati proprio specializzati nell'ambito ambientale e tutto per quanto riguarda anche il dissesto idrogeologico. Si potrebbero creare appunto delle figure apposite di forestali, di operai che potrebbero appunto collocarsi all'interno della tutela dello sviluppo del territorio. E ovviamente tutto l'ambito formativo che è ancora abbastanza carente. La politica potrebbe fare molto, soprattutto dal punto di vista anche burocratico e anche dal punto di vista accademico, perché l'università potrebbe effettivamente creare dei percorsi di accompagnamento in maniera tale da definire e in qualche maniera caratterizzare di più i classici percorsi di studio. Prima li ho pagati, almeno un caffè. Poi... No, io intanto ringrazio Raffaella per l'organizzazione dell'evento, che è sicuramente importante riuscire ad avere persone anche con ottiche diverse magari dalle nostre ma convergenti, che soprattutto lavorano in prima persona nell'ambito della tematica dell'incontro di oggi, che quindi ci possono dire realmente quali sono le problematiche. Poi da
chi sta dalla parte politica, no, spesso fatica anche a confrontarsi, no? Perché nelle nostre commissioni, lo sapete, le commissioni regionali purtroppo sono chiuse, a differenza delle commissioni comunali, lo dico guardando il nostro consigliere comunale di Torino, Vittorio Bertola, dove c'è questo anche un maggiore confronto, quindi noi siamo limitati al massimo ad invitare, ma ad esempio ad audire, ma ad esempio in 4 anni non abbiamo mai invitato ad esempio un responsabile delle varie province, dei centri per l'impiego, quindi questa è una mancanza nostra proprio come commissione lavoro. Io ho ovviamente seguito tutte e 6 le commissioni della regione, anche perché non avevo grandi scelte nel senso, e quindi ho seguito anche la commissione lavoro e devo dire che comunque una commissione che non ha come dire, affrontato grandi provvedimenti, no? Abbiamo fatto il primo piano straordinario per l'occupazione, quei famosi 400 milioni di euro che Cota ha destinato il primo anno della, subito dopo essere stato eletto, perché era un suo annuncio, suo programma elettorale, li ha dati, poi non si sa dove sono finiti questi soldi, non si sa che ritorno hanno avuto, quindi noi per 4 anni abbiamo provato a chiedere dei risconti, no? Quindi il grosso problema dei fondi anche europei è proprio quello che non si ha poi un riscontro, un ritorno in termini di occupazione. E proprio quando interpellavamo i nostri funzionari regionali ci dicevano è difficilissimo avere un riscontro, perché avremmo dovuto deciderlo prima di fissare i paletti ed avere poi un'analisi. Addirittura per avere un riscontro dovremmo mandare una decina o più di funzionari della regione Piemonte a lavorare solo su questo tema, mandarli in giro a cercare di capire che ritorno economico hanno fatto. So che fa inorridire a chi lavora nel pubblico, in effetti anche noi siamo inorriditi, ma questo è quello che ci ha risposto ufficialmente la regione Piemonte alle nostre domande. Quindi abbiamo fatto un piano straordinario per l'occupazione di cui non si sa il ritorno, si sa ovviamente, ma questa è una questione strutturale o comunque largamente congiunturale, che negli ultimi anni l'occupazione è andata a picco, no? Quindi Jessica Costanzo prima citava i dati della disoccupazione, sono ovviamente in crescita, quindi ci stiamo appropinquando ai dati medi nazionali dell'11% di disoccupazione, che sono tra l'altro i peggiori di tutto il nord Italia, quindi mentre la Lombardia al 6%, così l'Emilia Romagna, il Veneto un po' più alta, la Liguria pure, noi siamo comunque la regione del nord Italia peggiore, quindi questo è un dato sicuramente positivo, sono ironico ovviamente. E la regione Piemonte ha sofferto soprattutto l'eccessiva, secondo me, specializzazione o settorializzazione, uno su tutto l'automotive, che nel torinese ovviamente ha colpito massicciamente, avendo ovviamente un'azienda come la Fiat, che ovviamente è dalla marcia dei 40.000 nel 1980, probabilmente che pianifica la sua fuga verso altri lidi. Quindi noi oggi dobbiamo essere coscienti di questo e dire che oramai il piano è definitivo, quindi si è trasformato definitivamente in FCA, ha la headquarter in America, la sede legale in Olanda, la sede fiscale a Londra, nella City ovviamente, e quindi noi dobbiamo pensare a un futuro anche per la mobilità, quindi con tutti quegli attivisti del Movimento 5 Stelle, con chi ha lavorato con il gruppo lavoro, con Jessica e quant'altri, noi stiamo anche studiando la possibilità di investire una parte appunto di quei fondi per lo sviluppo regionale che ci dà l'Europa nella filiera dell'automobile elettrica, quindi l'ottica di poter salvare anche delle aziende, ad esempio una è la Ascol, un'azienda che fa motori elettrici per elettrodomestici, era in Moncalieri, la sede chiusa, adesso sta chiudendo anche a Castelalfero in provincia di Asti, si potrebbe investire una cifra modica per trasformare la produzione di motori elettrici per elettrodomestici in motori elettrici per scooter e bici elettriche, e poi pensare alle automobili, ovviamente bisogna fare tutta la filiera. È ovvio che ci deve essere una predisposizione mentale e culturale a questo, perché se manca la volontà politica ovviamente non si fa, e quindi chi lo sa, magari come l'ideogramma cinese della parola crisi, no? Che vuol dire anche opportunità, magari il fatto che la Fiat definitivamente abbia deciso di andarsene forse potrà aprire l'opportunità che qualche altro player internazionale dell'automobile venga, che fanno auto elettriche, dalla Renault alla BMW alla Toyota all'Honda a chi altro insomma possiamo citare, e magari possa venire, quindi dare una speranza da questo punto di vista. Quindi sono tanti, ovviamente poi allargandosi a livello regionale sono tanti distretti delle varie province, dal Biellese del Tessile al sistema del freddo dell'Alessandrino alla rubinetteria e quant'altro del Novarese e del Verbano, quindi noi dobbiamo cercare di pensare a quello che può essere un qualche cosa che può essere made in Italy e non può essere facilmente, come dire, copiato in aree del mondo dove il costo del lavoro ovviamente è imbattibile, un decimo,
non possiamo ovviamente aspettare che in quelle aree il costo del lavoro arrivi come da noi, perché probabilmente saremmo già morti a quel punto di nebbia, e quindi dobbiamo lavorare su quello che sono le nostre eccellenze. Quindi ottimo tutto il discorso ovviamente della possibilità di recuperare antichi mestieri magari legati alla valorizzazione del nostro territorio, del paesaggio, dell'architettura, quindi puntare sul turismo, quindi il turismo fondamentale, perché questo è assolutamente fare insieme alla cultura. Quindi un euro investito, purtroppo non si fa mai questo ragionamento, ma un euro investito in turismo e in cultura ne restituisce fino a 6-7. Quindi non è vero che con la cultura non si mangia, a chi ha detto questa frase antipatica e soprattutto sbagliata, con la cultura si mangia, quindi possiamo assolutamente vivere di questo, basta avere delle idee in testa, perseguirle con delle idee, con delle linee di finanziamento, che sono appunto i fondi europei. Perché sono giustamente, per quanto i centri per l'impiego possono lavorare, lavorano benissimo, facciamo anche delle banche dati, noi vogliamo ovviamente lavorare su un'ottica di banche dati, tutte centralizzate, quindi che non ci sia il problema che uno lavora in una provincia e non veda quello che c'è nella provincia di fianco, ma se non c'è offerta lavorativa ci giriamo intorno o ci facciamo la guerra, perché poi la guerra dei poveri, cioè, che è anche un altro discorso che si apre sul tema dell'immigrazione, cioè se uno è disponibile a lavorare a 500 euro al mese, c'è uno che è disponibile a 450, poi uno è la stessa cosa che purtroppo vediamo oggigiorno in tanti settori. Quindi andando quindi sul discorso del salario minimo garantito che ha citato Jessica Costanzo, e deve essere sia un'ottica di mensile sia un'ottica di ora, cioè di sotto di un salario minimo, una cifra minima all'ora non si dovrebbe poter scendere, quindi questo lo dovremmo fissare. Poi ci possiamo interrogare su qual è il salario minimo orario che può essere per rispettare il dettato costituzionale di un lavoro dignitoso per tutti, quindi questo è un dato fondamentale. Ma al di là di questo, quando una persona esce dal mondo del lavoro, non riesce a reinserirsi, quindi un lavoratore cosiddetto svantaggiato, guardavo prima perché non lo so a memoria, dal ex articolo 13 del decreto legislativo 276 del 2003, cioè una persona che da due anni non riesce a reinserirsi nel mondo del lavoro, noi dobbiamo garantire che non finisca su una strada, che non gli venga pignorata la casa, che non rischi magari di fare un tentativo anticonservativo, cioè di suicidarsi. Quindi e noi abbiamo il dovere, un fattore universale che appunto si chiama reddito minimo garantito, quindi se Renzi lo chiama in altro modo nel Jobs Act può chiamarlo come vuole, ma bisogna poi fare i decreti, non solo fare chiacchiere. E noi adesso ne vogliamo parlare a livello regionale e introdurlo, noi se vinceremo le elezioni ci siamo già impegnati a introdurre e varare una prima misura di 10 milioni di euro, quindi 5.000 euro l'anno, 400 euro al mese circa per 2.000 famiglie piemontesi. È un inizio, ovviamente ci rendiamo conto che anche secondo la Caritas i bisognosi sono oltre 100.000, però iniziamo ovviamente con questo e poi cercheremo ovviamente le risorse per dare una risposta immediata e concreta prima ancora delle politiche attive. E poi giustissimo il discorso che facevi tu, è da anni che se ne parla, ne sento parlare da tanto tempo, del fatto di far lavorare le persone in cassa integrazione e soprattutto le persone con reddito minimo. Quindi non è un discorso di formazione, la formazione è giustissimo quello che ha detto Jessica, la formazione deve essere continuativa, esattamente come io come medico avrei dovuto continuare a fare, adesso facevo prima, adesso se riprenderò a lavorare, quando riprenderò a lavorare sarà un po' dura, ma formazione continua insieme al lavoro, perché la formazione apre anche la mente ed è fondamentale appunto per vivere anche in maniera civile con gli altri. Quindi il tema ovviamente del lavorare mentre si riceve questo aiuto dello Stato, quindi fare volontariato, non andare a tagliare semplicemente l'erba al parco, cioè non è che si chiedono cose fondamentali, magari fare controllo del territorio, cioè piccole cose, segnalazione dei problemi del territorio così che si possa agire, quindi piccole cose che dovrebbe fare appunto il terzo settore, ma che anche il terzo settore è in crisi, perché quel poco che le amministrazioni pubbliche danno ormai non lo si danno più. Quindi io penso che mettendo insieme tutti questi concetti noi potremmo sicuramente fare un buon lavoro anche in Regione Piemonte, anche con questa situazione. Poi, e chiudo, ultimo punto ovviamente sono i piani per l'Europa, nel senso in Europa dobbiamo assolutamente invertire la rotta, come per usare lo slogan di qualcuno insomma che le ha portato bene, no? Invertire rotta, cambiare verso. Quindi in Europa bisogna andare veramente lì, ma cambiare le cose, non a solo dirle. Quindi il nostro progetto di chiedere in Europa di chiedere gli euro bond, poi mi direte la merda
Merkel non li farà mai perché sennò eccetera, però gli Eurobond servono, sono dei buoni di Stato europei che permetterebbero di abbassare i tassi di interesse sul nostro debito, quindi vuol dire invece di pagare 95 miliardi di interesse sul debito ogni anno ne potremmo pagare 25-30, quindi si libererebbero 60-65 miliardi di euro che potremmo mettere nel dissesto idrogeologico, nello sviluppo, nei trasporti, nella sanità, in tutto quello che vogliamo, quindi avremo 60 miliardi di euro pronti, cash, che potremmo ovviamente con cui potremmo far ripartire l'economia e magari essere anche un po' più competitivi, perché poi il problema grosso dell'Europa è che la Germania è competitiva, non affrontiamo oggi le motivazioni per cui è più competitiva, anche perché sono diverse interpretazioni se ne possono dare, fatto sta però che i suoi prodotti hanno un costo reale dell'inflazione reale minore di quella che c'è in Italia, in Grecia e in Spagna, ma anche in Francia, senza guardarci intorno neanche in altri paesi, quindi acquisiscono competitività e quindi i loro prodotti vengono sempre più esportati, i nostri sempre di meno, dal latte a tra un po' anche il vino, quindi c'è prodotti anche proprio di tutti i giorni, quindi noi dobbiamo andare in Europa anche a trattare su questo, nel senso, quindi prima avevamo la possibilità di compensare le diverse valute una con l'altra, quindi ora io non sono un assoluto assertore della necessità dell'uscita dall'euro, perché sono euroscettico, quindi non sono né convinto del fatto che uscire sia panacea di tutti i mali, ma sono abbastanza convinto che rimanere a queste condizioni c'è creato dei problemi, quindi si va in Europa, si discute, si tratta come al solito un tavolo di trattative, come dovrebbero fare i nostri sindacati che poi non fanno, se le trattative non sono di buon livello ci si alza e non si trova una cosa, ci si alza e si prenderanno quelle decisioni che devono essere prese, avendo fatto, secondo punto fondamentale del nostro programma per l'Europa, un referendum consultivo con gli italiani. Grazie. Implica quello che abbiamo detto oggi, ovviamente il tema del lavoro è un tema molto grande, implica anche tutto quello che è economia. Davide ha citato i 60 miliardi di euro, questo sono soldi che possono essere recuperati dall'Italia banalmente, sia con l'Eurobond sia con la nazionalizzazione, cioè ci sono argomenti che non verranno trattati oggi ma sono argomenti politici che hanno bisogno di una trattazione molto più ampia che non verrà fatta oggi ovviamente, che però influiscono anche su quello che è il cuneo fiscale, quello che è la non competitività delle nostre aziende, quindi trattamento dell'euro eccetera. A questo proposito comunque lascio argomenti che tratteremo, lascio qua la parola a Raffaella. La domanda che in questo momento mi ha creato un attimo di criticità è quanto costano i centri per l'impiego. Per molte altre questo sarà il punto di partenza, per cui ci riserviamo di far diventare le vostre domande la nostra mappa dei lavori future. A questa invece volevo rispondere prima io, poi lascio la parola a Cristina. Allora, la provincia di Torino ha circa 2.150.000 abitanti, i dipendenti dei centri per l'impiego sono circa 230 in totale su tutta la provincia, con uno stock di circa 200.000 disoccupati, quindi il costo operativo del centro per l'impiego è per come la sento io, per come noi del movimento vediamo anche il servizio pubblico, è un non costo, perché è un prepagato che accompagna il lavoro. Noi quando parliamo di inclusione, volevo anche fare un attimo il cappello sul discorso di Giancarlo e di Gianfranco. Allora, noi ci siamo dovuti inventare un'agenzia per il lavoro per parlare di inclusione, perché e ci chiedono quanto vi fate pagare. Non ci facciamo pagare, ma non siamo pubblico, e quindi come facciamo? Da dove saltano fuori le competenze? In realtà il problema è proprio questo, il lavoro non è una cosa che si deve pagare, bisogna riuscire a fare il passaggio, ma l'unico modo per fare questo passaggio è riuscire a collaborare in modo effettivo con quello che tutti paghiamo di tasca nostra.
I centri per l'impiego piemontesi della provincia di Torino in modo particolare sono, e non sto lanciando Cristina, ma perché è una cosa riconosciuta in tutta Europa, sono un modello europeo, ma se le aziende non sono messe in condizione di assumere, se c'è un'altra domanda sulla TARSU, l'amministrazione locale non incide in qualche modo su quella parte di tassazione locale per favorire l'occupazione. Come si può pretendere, vado al centro per l'impiego e mi devi dare lavoro, o vieni da me perché comunque anch'io sono un'agenzia per il lavoro, arriva il disabile e mi dice tu mi devi dare lavoro perché tu sei in un centro per l'impiego, comunque sei un'agenzia per il lavoro, io non devo fare nulla, io devo essere messa nelle condizioni di operare nel modo migliore, quindi di fare accoglienza, orientamento e accompagnare. Io non ho le risposte spesso sono in tutti noi. Quando facciamo orientamento non diciamo mai alla persona tu dovresti andare all'università piuttosto che tu devi fare l'idraulico, no, è la persona che deve trovare all'interno delle sue prospettive, comunque dei suoi desideri, la volontà di andare all'università o comunque la scelta di fare l'idraulico. Nessuno di noi può dare la risposta ad un altro, e questo è uno dei motivi che mi ha portato al movimento, ma è anche il motivo che da 20 anni mi fa fare un certo tipo di attività e che ha costretto anche qualcun altro a fare questa attività con me. La cooperazione, il fatto di vivere insieme, comunque di cercare di migliorare tutti questi aspetti. Se non ci poniamo in questa condizione, nessuno ci farà mai nulla gratuitamente. Non ci illudiamo, perché il milione di posti di lavoro non esistono, esistono solo dal punto di vista mediatico. Il lavoro lo creiamo qua, adesso, partendo da questo momento, perché tutti insieme possiamo pensare di farlo. L'impiego guadagna in categoria C sui 1.200 al mese, quindi meno di un operaio specializzato senz'altro, e poi c'è il mio stipendio, io guadagno, guardo mio marito perché è lui che ha i cordoni delle borse, mi pare 300, una roba così. Quindi i costi sono questi, e più i costi generali di energia elettrica e telefono, che sono indispensabili, perché adesso ovviamente sono generali, però con le persone dialoghiamo molto, soprattutto con i giovani via mail e soprattutto col cellulare, perché anche gli stranieri il cellulare ce l'hanno sempre, i giovani il cellulare ce l'hanno sicuramente. Difficilmente, ad esempio, le persone sopra i 45 usano la mail, però dobbiamo essere in grado di contemperare entrambe le cose, quindi i costi telefonici è inutile che ve lo dica, ce ne sono, per esempio le persone per i colloqui di lavoro, quando ci sono quotidianamente, noi utilizziamo gli sms. Siamo sicuri che così li intercettiamo. L'unica cosa che diciamo ai giovani: lasciateci cellulare, sms. Se cambiate sms dovete dircelo, perché l'sms ad esempio lo utilizziamo molto, e questo è un costo generale che sosteniamo, questo sicuramente. Per cui devo dirvi, in realtà i costi sono presto fatti, perché insomma ve li ho detti, non c'è molto di più. Abbiamo 4 macchine di servizio che utilizziamo per i territori di confine, che sono Quornier, Pinerolo, Susa, e poi c'è una macchina di servizio per il centro per l'impiego di Torino che va a metano, e quindi anche qui i costi, utilizziamo 85 euro ogni 3 mesi. E vengono utilizzate dal personale, principalmente dal personale che esce per andare in azienda, e principalmente per il collocamento mirato, perché quando inseriamo una persona con
problemi di questo tipo dobbiamo prima andare a vedere il posto di lavoro per essere sicuri di non far sciocchezze, perché sennò diversamente i problemi si creano, e quindi è indispensabile andare in azienda in questi casi. Sui territori di Susa, Quornier, Ivrea, la macchina di servizio è necessaria, sono territori talmente estesi, ma il costo è sempre lo stesso, perché ogni tre mesi abbiamo sempre 85 euro di metano, mi pare di ricordare, poi se sbaglio non, però no, non c'è molto di più, mi pare di avervi detto tutto, i costi sono presto detti, ecco.